Il Po di Volano a nord e il Po di Primaro a sud racchiudevano le valli di Comacchio, immensa distesa d'acqua, oltre 50.000 ettari, generata dal Po che sfocia nell'Adriatico con i molti rami del suo delta. Alla foce di uno di questi, lo Spinete, ora scomparso, sorse nel VI secolo a.C. Spina. Al tempo del fiorire della città, il cordone litoraneo correva oltre 10 km a ponente di dove si trova ai tempi nostri. Da allora, profondi sono stati nei secoli i mutamenti subiti dal territorio. All'incessante apporto di materiali alluvionali da parte del Po si sono aggiunti rotte di fiumi, impaludamenti, scomparsa di alvei fluviali e nascita di nuovi. Oltre all'azione della natura, le opere degli uomini, argini, canali, tagli di fiumi, prosciugamenti. Ma sono le grandi bonifiche, iniziate verso la fine dell'Ottocento, che hanno modificato profondamente il territorio, trasformando in una grande e fertile pianura gran parte delle valli di Comacchio. Il 3 aprile 1922, durante lo scavo di un canale di scolo in Valle Trebba, da poco prosciugata, vennero alla luce alcuni oggetti di terracotta di particolare interesse. La Soprintendenza alle Antichità e Belle Arti, prontamente informata, annunciò che gli oggetti erano di inestimabile valore. Si trattava di vasi di ceramica attica, trovati per di più nella necropoli della mitica città etrusca di Spina. Inizia immediatamente la prima grande campagna di scavi. A dirigerla dapprima è Augusto Negrioli, che in 2 anni esplora le prime 292 tombe. Gli succede, nel 1924, Salvatore Aurigemma, che terrà la direzione dei lavori fino al 1935. Ma chi era Salvatore Aurigemma? Dopo la laurea a 21 anni alla Sapienza, mio nonno entrò alla scuola archeologica d'Atene, che ha festeggiato di recente i 100 anni, e iniziò a scavare a Creta. La sua storia scientifica prese una piega decisiva quando, con Albert, si recò tra i primissimi a scavare in Libia. Perché la Libia ha avuto questa importanza così fondamentale? Perché le grandi città libiche, Leptis Magna, Sabrata, Cirene e Apollonia, erano del tutto sconosciute, completamente da scavare, di una monumentalità a tutt'oggi sconvolgente, e anche la possibilità proprio di compiere uno studio senza che ci fosse stato in precedenza alcun tipo di alterazione del contesto. Nel frattempo, durante un suo soggiorno a Napoli, aveva conosciuto l'allora soprintendente di Napoli e della Campania, Vittorio Spinazzola, personaggio di grandissimo profilo, amico di Croce, di Nitti, di D'Annunzio e di tantissimi intellettuali dell'epoca, esponente proprio della Napoli più aperta, illuminata e vivace, oltre che archeologo anche letterato, e Vittorio Spinazzola lo introdusse a casa sua, e così mio nonno fece la conoscenza di una delle figlie di Spinazzola, e cioè mia nonna Giulia. Allo scoppio della guerra del 1915, Salvatore Aurigemma aveva solo 30 anni, viene nominato soprintendente in Libia e qui rimane fino al 1918. Tornato dall'Africa, sposa Giulia Spinazzola e viene incaricato come direttore degli scavi al Foro Romano e al Palatino. L'avvento di Mussolini al potere è un momento drammatico, perché Vittorio Spinazzola, fervente antifascista, è attaccato dalle squadre fasciste e costretto a dimettersi dalla soprintendenza di Napoli e Pompei. Solo in seguito a queste dimissioni,
Aurigemma viene nominato soprintendente in Emilia-Romagna. Nel resoconto finale dei lavori di scavo presentato nel 1935, leggiamo che erano state esplorate 1213 tombe, quasi tutte indenni da devastazioni e saccheggi. L'acqua delle valli di Comacchio le aveva gelosamente custodite per secoli e secoli, e con esse i tesori dei corredi funerari che vi erano stati deposti. Oltre a tutte le questioni legate allo scavo, alla catalogazione e al restauro dei reperti, all'organizzazione della sorveglianza e sicurezza, Aurigemma si trova a dover affrontare due grossi problemi. La nascita di pretese nei confronti dei ritrovamenti da parte di musei bolognesi e la mancanza, sia a Comacchio che a Ferrara, di un luogo da destinare a museo di Spina. Si rivelò abilissimo sia nel difendere le sue conquiste, sia nel coinvolgere intellettuali, associazioni, autorità e semplici cittadini con una mobilitazione pacifica ma forte, unita ad un buono e intelligente campanilismo. In questo coinvolgimento pressoché generale si distingue il podestà di allora, l'avvocato Renzo Ravenna, che trovò al suo fianco niente meno che il quadrunviro della marcia su Roma, Italo Balbo, suo grande amico e estimatore, nonché indiscusso uomo d'autorità. È indubbio che ai due, Ravenna e Balbo, si debba la scelta di Ferrara a sede del Museo di Spina. L'inaugurazione a Ferrara nel 1935 del Regio Museo Archeologico Nazionale di Spina è presentata dalle cronache del tempo come il naturale abbinamento di due vicende straordinarie: il ritrovamento dei tesori greco-etruschi della città di Spina con il restauro e la restituzione alla città di Palazzo Costabili, detto di Ludovico il Moro. Il museo divenne meta di visitatori illustri e di studiosi provenienti da tutto il mondo. Sia la sua maturità, sia il ruolo, sia il doppio prestigioso incarico in Emilia come in Africa, resero mio nonno pronto per tornare in quella che era appunto stata la sua città elettiva per gli studi e naturalmente anche per la sua cultura, e cioè Roma. Nel 1939 Aurigemma è nominato soprintendente all'Etruria Meridionale, con sede a Villa Giulia. In questa veste promuove importanti scavi a Cerveteri e a Tarquinia. Nel 1942 è chiamato a ricoprire l'ufficio di soprintendente di Roma e del Lazio. Sono gli anni terribili del secondo conflitto mondiale e la selvaggia violenza dei belligeranti si abbatte sugli uomini e manifesta il proprio disprezzo per la storia con la sadica volontà di distruggerne le testimonianze, ovunque siano, anche nei luoghi ritenuti universalmente sacri. Il monastero di Monte Cassino è una vittima illustre della barbarie. Gli americani, ritenendo nasconda chissà quali armi o armati, lo radono letteralmente al suolo. La statua di San Benedetto è una delle poche cose rimaste in piedi, forse per contemplare muta tanta bestialità.
nella sua veste di soprintendente, partecipò per esempio allo sgombero eccezionale dell'abbazia di Monte Cassino, minacciata dal bombardamento, e questo in collaborazione con il Vaticano e con un comandante, un capitano dell'esercito tedesco, che comunque capì la gravità della situazione e si adoperò questo, per salvare il salvabile. Posso anche qui narrare un episodio quando tutto ciò che si poteva trasportare fu infilato in camion, in tutti i mezzi di trasporti possibili per farlo scendere da Monte Cassino e portarlo verso Roma. Non c'era più assolutamente uno spazio per mio nonno per poter scendere, e scese a piedi, perché ogni singolo centimetro di qualsiasi mezzo di trasporto era occupato. Anche in Emilia la guerra semina lutti e rovine. Al nuovo soprintendente Paolo Enrico Arias, nominato nel 1946, è affidato il difficile compito della ricostruzione, o meglio, di ridare nuova vita alla soprintendenza archeologica dell'Emilia-Romagna e al Museo di Spina. Un lavoro immane, considerata anche l'esiguità dei mezzi di cui può disporre. La quantità dei problemi economici e sociali lasciate in eredità dalla guerra è immensa. L'anno successivo, nel 1947, giunge alla direzione del Museo di Spina Nereo Alfieri e viene così a comporsi quel binomio Arias-Alfieri che dà vita alla ripresa degli scavi in Valle Pega. Alfieri non disarma di fronte alle difficoltà e a Palazzo Costabili, nello spazio ristretto che le circostanze gli consentono, fissa la propria residenza. Noi siamo vissuti in queste due stanze del museo e abbiamo trascorso i primi 8 anni della permanenza a Ferrara proprio gomito a gomito con il personale che serviva per l'andamento del museo. Quindi passavamo per entrare nelle nostre due camere, passavamo davanti ad un tavolo dove c'era il custode e poi alla fine di queste due camere c'era una porta che comunicava con un'altra camera che era la camera da letto della guardia giurata che poi prestava servizio alla notte. E quindi c'era ben poca privacy in questa realtà. Per di più subivamo tutti i disagi di una situazione così pregressa, che era quella della guerra, e dove praticamente il museo era stato abitato dagli sfollati per non so quanto tempo, che avevano bruciato le imposte per farsi caldo e quindi c'erano insomma buchi dappertutto, tant'è vero che se lasciavamo qualsiasi cosa nella dispensa, in quella specie di camera che serviva da dispensa, i topi ci mangiavano tutto, la mattina trovavamo tutto rosicchiato, tutto da buttare via. Presso Comacchio, secondo i professori Arias e Alfieri, doveva sorgere la città etrusca di Spina. Si sonda il terreno, si incidono le prime trincee archeologiche. 10 operai avanguardia dello scavo prosciugano la zona dove le acque dell'alluvione nel ritirarsi hanno rivelato antichi frammenti. Prima scoperta, 2 tombe della necropoli. Restituiscono le loro suppellettili. Vasi a fondo nero di varia foggia. Cantaroi, ascoi, anfore da vino. Si lavora entro cassoni per arginare le infiltrazioni. Nel 1954 la riapertura degli scavi nella Valle Pega, appena prosciugata, accresce il frenetico lavoro di Alfieri, che da giugno a ottobre organizza e dirige l'esplorazione della nuova necropoli di Spina tra 1000 difficoltà. Ogni giorno Alfieri parte all'alba da Ferrara con la vecchia balilla per recarsi a Comacchio. Torna la sera con il suo carico di pignattini, come a Comacchio chiamano con una punta d'ironia quei tesori, tanto simili alle pentole di terracotta delle cucine di molta povera gente.
L'idea di chiamarla sommarina è venuta un po' spontanea a tutti, perché arrivava talmente carica di cestoni provocavano proprio un ondeggiamento di tutto sopra il tetto, dentro era strapiena di cocci, di ceste di vario genere. Che poi venivano scaricate per essere catalogate e per poi subire tutto il trattamento di lavatura, di pulitura dal sale. E quindi era molto caratteristica, perché si poteva riconoscere da lontano questa sagoma estremamente ondeggiante, che ormai era diventata, diciamo, una figura conosciuta in tutta la strada. La grande novità di questa seconda campagna di scavi fu il ricorso alla fotografia aerea, che consentì ad Alfieri, valentissimo topografo, di identificare l'antico corso dei fiumi, l'ubicazione del porto di Spina e quell'agglomerato di dossi che costituiva la città, e di scoprire nel 1956 i resti di un edificio tardo romano, la chiesa di Santa Maria in Padovetere. Ogni giorno c'era quasi l'aspettativa di quello che avrebbe portato a casa mio padre nei ritrovamenti, e a volte veramente tornava con l'entusiasmo di colui che aveva scoperto la grande tomba, il pezzo straordinario. Sommersa dalle acque limacciose della bonifica di Comacchio, giace Spina, un'antica città greco-etrusca. Gli antichi testi di Strabone e Plinio il Vecchio ce ne danno conferma, ma troppo vasta è la zona per cui non se ne conosce il punto esatto. In questi giorni la stampa è stata messa a rumore perché alcune tombe affiorate dal fango erano state manomesse. In pochissimo tempo la Guardia di Finanza ha ritrovato presso alcuni antiquari fiorentini le preziose ceramiche trafugate. Fervono ora i lavori per far riemergere l'antica necropoli, di grandissimo valore archeologico. Altro grande merito del professor Alfieri è stato quello di essere riuscito a interessare tutto il mondo, scientifico e non, a Spina e al suo museo. Studiosi, politici e semplici ma motivati curiosi erano visitatori bene accetti sullo scavo o nel museo. L'onorevole Zaccagnini, un elegantissimo ministro Medici. Il famosissimo regista Alfred Hitchcock, incuriosito e divertito. Tra le persone più importanti che hanno seguito gli scavi e venivano a studiare all'interno del museo i reperti, ricordo il professor Beasley, che è veramente una celebrità nel campo della ceramica greca. Soggiornava a Ferrara per circa un mese ogni anno, accompagnato dalla moglie. Sir John Davidson Beasley era universalmente riconosciuto come uno dei massimi esperti della ceramica greca, tanto che a volte, osservando un vaso o un semplice coccio appena dissepolto, riconosceva la mano del pittore che l'aveva decorato. Il suo metodo di studio era basato sull'attentissimo esame dei reperti, attuato disegnando fedelmente figure e decorazioni, un lavoro che richiedeva grande concentrazione. Era completamente immerso nella sua realtà, nel suo mondo, e a proteggere questa realtà sua personale c'era la moglie, che dirimeva qualsiasi questione pratica e creava un filtro proprio fisico tra lui e il resto del mondo. Il
Indimenticata resta la visita di Gustavo Adolfo, re di Svezia, nell'agosto del 1963. Una giornata fortunata per il re, che rinviene niente meno che un gruppo di sepolture. A celebrazione della visita e al rafforzamento dei legami fra i due paesi, nel 1966 l'Italia donò alla Svezia il corredo funerario di una tomba di Spina. A Salvatore Aurigemma, a Nereo Alfieri e ad altri come loro dobbiamo il Museo Nazionale di Ferrara, uno dei più importanti al mondo per la ceramica attica. Il palazzo di Lodovico il Moro, che lo ospita, è a sua volta un gioiello dell'architettura rinascimentale ferrarese. Progettato da Biagio Rossetti, restaurato e inaugurato nel 1935, è continuamente oggetto di cura e restauri. Ciò che della mitica città di Spina si era raccontato nel corso dei millenni ha riscontro nei tesori rinvenuti nelle più di 4.000 tombe esplorate a tutt'oggi. Un patrimonio straordinario e di impareggiabile bellezza. Tutto era dotato di vita. Tutto l'universo era vivo e il morire era solo il tuffarsi nell'immenso mare di un'altra vita. Gli oggetti trovati a fianco delle loro ossa sono gli oggetti della loro vita, che si consideravano necessari per il viaggio e la vita successiva. Thank you.
due secoli, il V e il IV avanti Cristo, Spina è stata una dei più importanti porti dell'Adriatico, crocevia di traffici tra l'Europa continentale e il Mediterraneo. Era tale e tanto il prestigio della città che di essa si continuò a parlare anche quando le acque la sommersero. Questa è Spina, la grande e potente città, fondata 2000 anni prima della scoperta dell'America, 500 prima della venuta di Cristo. I Pelasgi lasciarono la regione di Dodona, accogliendo l'ordine dell'oracolo di navigare alla volta dell'Italia. Allestirono numerose navi e si diressero verso lo Ionio, cercando di raggiungere le regioni più prossime dell'Italia, ma a causa dei venti meridionali e della scarsa conoscenza dei luoghi, essi furono portati oltre e ormeggiarono presso una delle foci del fiume Po, di nome Spina. Qui lasciarono la flotta e quelli che erano meno in grado di sostenere gravi sforzi fisici a presidiare le navi per garantirsi una possibilità di fuga nel caso che l'impresa non fosse loro riuscita. Quelli che erano rimasti nella regione di Spina circondarono l'accampamento con una cinta e rifornirono le navi di vitto e vagliamenti. Quando parve loro che le faccende si mettessero bene, fondarono una città che aveva lo stesso nome della foce del fiume. Ebbero poi buona fortuna, molto più che tutti gli abitanti delle coste ioniche, affermandosi per molto tempo come i più potenti sul mare e furono in grado di portare al santuario di Delfi decime splendide ricavate dalle loro attività marinare. Essi furono poi combattuti con grandi schieramenti di forze dai barbari che abitavano nelle zone vicine e furono costretti ad abbandonare la città. Questi barbari, a loro volta, furono in tempi successivi scacciati dai Romani. Così dunque scomparve la stirpe dei Pelasgi che si era stanziata a Spina. Così scriveva Dionigi di Alicarnasso.